Buon pomeriggio e benvenuti. Ovviamente il computer metrico è un argomento molto interessante che ha un riferimento centrale, principale ed è assolutamente importante in generale avere un documento finale che attesti realmente anche per eventuali preventivi o altro ancora che tutte le voci siano indicate correttamente, ma in particolar modo nel Superbonus il computo metrico è di centrale importanza ed è per questo che, come osserverete, anche se il tempo è poco per illustrare Euclide e computo metrico in maniera completa, ci vorrebbero veramente tante ore perché è un programma che ha all'interno tantissime funzioni. Io cercherò di indicarne alcune o perlomeno di fare una presentazione un po' su tutto, senza addentrarmi ovviamente troppo, però di fare e di, come dire, illustrare le tante caratteristiche anche in relazione a importazione dalla pratica di Superbonus da Euclide certificazione, esportazione della pratica o importazione delle misurazioni direttamente all'interno di un computo, piuttosto che ho un file IFC, ovvero un file creato, prodotto da un software, diciamo BIM, ad esempio Revit piuttosto che altro, ho associato a questi elementi grafici già le varie voci, i vari quindi prezziari, e quindi posso importarli direttamente nel computo e avere quindi già tutte queste voci complete, piuttosto che il giornale dei lavori, quindi la possibilità ovviamente di gestire il giornale dei lavori, quindi il documento previsto dal codice dei contratti, quindi una veramente tantissime cose oltre come dire, alle classiche procedure già abbastanza, come dire, complete e in alcuni casi non sempre facili, che grazie a Euclide Computo Metrico, vuoi la contabilità, vuoi tantissime stampe riguardanti la vita anche dell'opera, noi possiamo ottenere. Detto questo, vediamo di iniziare il nostro percorso. Apro Euclide Computo Metrico. Allora, questo è Euclide Computo e Contabilità. Vi dicevo, ci vorrebbero ore per illustrare le tantissime funzioni che è possibile utilizzare. Partiamo da che cosa? Partiamo dalla possibilità, ovviamente, di creare dei listini prezzi, il computo metrico oppure un file di contabilità dei lavori. In questo caso, ovviamente, avremo la possibilità di creare un listino vuoto, un computo metrico vuoto oppure un file di contabilità lavori vuoti. Ovviamente è una delle tante opzioni perché già come vedete c'è una composizione guidata che mi permette anche di cosa fare, di scegliere di partire con un listino prezzi o con un computo metrico o con una contabilità lavori già preesistente che io eventualmente vado a prendermi tra una delle tante dichiarazioni, dei tanti elaborati che magari ho già fatto in passato e quindi posso importarmi alcune voci nel nuovo documento che sto creando. Quindi già questo è un passaggio, ma anche ovviamente una delle caratteristiche è il database di Euclide Computo Metrico. Pensate, ci sono più di 3.000 voci, osserverete, che noi possiamo importare anche come analisi dei prezzi piuttosto che altro. E già questo è un primo passaggio perché se io voglio invece importare, ad esempio, un listino prezzi, quindi non partire da uno nuovo dove, come osserveremo fra un attimino, andrò io ovviamente a creare, ad appendere, a inserire voci vuote piuttosto che da listini, piuttosto che altro ancora, ma voglio scaricarmi il listino prezzi regionale piuttosto che di un ente, che cosa faccio? Me lo vado ad aprire, vado su listini prezzi da Agio Network e questi listini verranno scaricati direttamente nel vostro software, sono catalogati o regionali e provinciali o di altri enti. Basta un click, ovviamente, sulla regione eventualmente che ci interessa e quindi verranno, co come dire, verranno scaricati, verranno elencati. Io scelgo eventualmente ciò che mi interessa scaricare, come osservate, poi ce ne sono varie, continuano e tutto quanto, questo solo per
per la tipologia che ho scelto. In questo caso l'ho già scaricato, vediamo magari la Camera di Commercio se non la scarica. Ok, e quindi verrà direttamente aperto all'interno del software, quindi si andrà ad aggiungere a, come dire, a tutti gli altri listini che diciamo sono stati scaricati in precedenza e quindi ovviamente avrò le varie categorie del listino che ho scelto, tutte le varie voci, questo come avete visto in pochi attimi. Se no, altrimenti ovviamente posso tutte queste voci, posso importarle. Oltre che aprirle, posso importarle sia da altri formati, quindi magari anche chi ha un altro software di computo o ha delle pratiche svolte con altri software di computo può importare quel formato all'interno o, come osserveremo, già vedete la pratica di Ecobonus da Euclide Certificazione Energetica, quindi importare direttamente la pratica da ciò che ho fatto in Euclide Certificazione Energetica e averla eventualmente qua. E ancora elenchi prezzi delle Camere di Commercio e regionali, avete veramente tante anche qua, come avete visto prima, potete cercarle, ma già anche qui avete altri elenchi prezzi. Questo è solamente, ovviamente, come dicevo, si possono incollare gli appunti, si può fare veramente, oserei dire, quasi tutto ciò che si vuole, nel senso, ci sono veramente tantissime opzioni. Per quanto invece riguarda questo listino prezzi, eventualmente listino prezzi già aperto, ovviamente si può sempre completare, si può sempre integrare con il comando appendi. Con il comando appendi potete sempre appendere nuove voci di listino e poi dopo, come dire, andremo a esaminare cosa sono le voci, le sottovoci, sempre per il tempo che abbiamo a disposizione. Risponderò poi in seguito a alcune domande. Io ho un rullo che scorre, quindi è molto difficile per me vederle tutte. Solamente alcuni mi dice si può comprare in qualsiasi momento il corso AutoCAD per vedere le registrazioni. Se il corso è accreditato, ovviamente per i crediti servono la presenza, quindi serve vederlo in presenza per avere i crediti almeno per l'80% delle lezioni, come avviene sempre per qualsiasi corso. Ovviamente se si vogliono solamente vedere le lezioni non c'è problema, saranno poi sempre disponibili giorno dopo giorno, vengono poi inviate e poi diciamo che permangono per almeno 6 mesi. Bene. Altre cose sui listini prezzi le osserveremo. Ovviamente l'analisi dei prezzi, un listino prezzi può, come ben sappiamo, avere anche un'analisi dei prezzi che eventualmente ci sono sempre anche qua tante opzioni col tasto destro, con la barra degli strumenti, barra strumenti, diciamo ribbon che è suddivisa in schede, home, operazioni, strumenti, quindi tante possibilità. Il pannello dei comandi, che vi permette di focalizzare la vostra attenzione nel luogo dove siete, quindi vi filtra, diciamo che il criterio principale è quello di filtrare le informazioni sulla zona dove sono, invece di offrirmi un pochino tutto, quindi tante possibilità. C'è la possibilità anche, come osservate, di fare una ricerca di analisi su web, quindi se io nella mia nuova voce o sulle voci che ho inserito voglio addirittura cercare, vi dicevo, oltre 3.000 voci di analisi su web, faccio un clic, vado a cercarmi con una parola chiave, può essere, ora metto mattone, ma può essere calcestruzzo, ovviamente qualsiasi cosa, le voci che sono presenti avranno al loro interno l'analisi dei prezzi. Vediamo, ad esempio, se c'è qualcosa indicato come calcestruzzo. E quindi diciamo, ecco, vedete, ad esempio ce ne sono diversi tipi. Io semplicemente scelgo ciò che mi interessa, vedo la mia analisi, questa analisi verrà importata, mi chiede se la voglio importare, ok, e quindi verrà integrata all'interno del mio listino prezzi. Quindi, come osservate,
l'analisi dei prezzi con la tipologia di risorse e tutte le unità riferite alla voce che mi interessa. La semplicità è ovviamente l'aspetto principale dei passaggi, perché ovviamente già un computo ha tantissime voci e dobbiamo rendere il tutto il più facile possibile. Detto questo, ci sarebbe ovviamente tante cose da dire anche sul listino prezzi, ma abbiamo detto che oltre a crearlo nuovo, il listino prezzi con tutte le sue caratteristiche, si può ovviamente poi importare anche all'interno del computo. Il computo, abbiamo detto, si può creare nuovo oppure tramite la creazione guidata prendendo alcune parti, si possono ovviamente importare. Io per comodità ora cercherò di importare una pratica, così vediamo già alcune cose di questa pratica, e quindi avrò la possibilità di inserire categorie, avrò la possibilità di inserire voci, voci come dire da completare o voci già prese da listini prezzi. Quindi avrò il mio computo metrico semplicemente indicando se è appunto una categoria o eventualmente sono voci, quindi automaticamente in queste zone iniziali posso scegliere se quello che sto appendendo è una categoria, una voce, un lavoro a corpo, un lavoro in economia. Ovviamente, come vedete, anche dai simbolini che rappresentano, ad esempio, queste ovviamente saranno tutte delle categorie e così via, fino ad arrivare delle voci, oltre al fatto, ovviamente, che è sempre espresso nella tipologia, perché ovviamente ogni voce ha un suo dettaglio della voce, appunto, e quindi avrò sempre modo di visualizzare il tutto. Ogni voce che noi integriamo all'interno è costituita da varie informazioni. Ovviamente ci sarà un prezzo, ovviamente io posso inserire una quantità che ovviamente può essere calcolata anche dalle misurazioni che semplicemente appendendole per ogni record io vado a indicare. Ma le misurazioni, come tanto altro avrete ormai capito, si possono prendere anche in tanti altri modi. Ad esempio, un modo, se voi usate Euclide CAD come dire, e avete la planimetria, ad esempio, di quell'immobile piuttosto che di altro, io mi vado a effettuare direttamente le misurazioni su Euclide CAD e le importo direttamente all'interno, piuttosto, come osserveremo dopo, anche da una pratica appunto Ecobonus, piuttosto che tante altre informazioni. Ogni voce, ovviamente, ogni voce che noi scegliamo avrà una sua descrizione, che sia estesa, che sia breve, può avere delle note, note che poi eventualmente possono essere stampate, e avrà poi altri dati. Ovviamente i dati principali possono essere se è un onere della sicurezza, se eventualmente è una voce non soggetta a ribasso, se è una voce del ferro. Ovviamente tutti i flag che io vado a inserire avranno un loro significato anche ai fini delle stampe, anche ai fini del calcolo, dei vari calcoli che poi vengono eseguiti dal programma. Ovviamente posso mettere più prezzi, e spesso, per le voci posso già ottenere un calcolo dell'incidenza della manodopera. Il calcolo dell'incidenza della manodopera sono io a scegliere anche come può essere calcolato. Infatti, nella vista globale che avete per ogni voce, vedete che andando a selezionare ogni pallino ho una visualizzazione diversa, avrò anche l'incidenza della manodopera, che in questo caso è calcolata. Se io tolgo il mio flag da incidenza calcolata, ovviamente posso poi agire e, come vedete, calcolarla, imputarla direttamente. Se no, come avete visto in precedenza, basterà un clic e posso assolutamente farla calcolare con i parametri generali che sono stati inseriti o che voi inserite all'interno del software. Tantissime altre cose, ad esempio la possibilità di importare delle immagini che poi verranno rappresentate nel computo metrico, quindi verranno poi integrate all'interno del documento, anche per esplicitare meglio la lavorazione eventualmente che stiamo trattando. E quindi in questo modo ho la possibilità
di inserire voci e di inserire categorie. Queste voci, come si diceva prima, si possono anche copiare da altri documenti, si possono trascinare, quindi col drag and drop da un documento a un altro. E quando io appendo una voce, se non è una categoria, un lavoracorpo, un lavoro in economia, che avranno una loro determinazione, con la voce, che cosa è possibile fare? È possibile appunto prenderla già da un documento, già da questo documento, da alcuni prezzi e da alcune voci che sono già state inserite, oppure scegliere un listino prezzi di riferimento. Quindi eventualmente se io appunto mi sono scaricato prima quel listino prezzi lì, vediamo se era questo, posso andarmi a prendere esattamente una delle voci di quel listino. Automaticamente, quindi scegliendo quella voce, verrà poi importato all'interno e quindi andrà implementata all'interno. Ok, certo, sì, i listini prezzi si possono integrare con nuove voci, è tutto personalizzabile, cioè voi prendete il listino prezzi e integrate nuove voci all'interno, così come abbiamo visto prima, sia sul listino prezzi, sia eventualmente all'interno del computo, è assolutamente fattibile. Un altro aspetto, ovviamente l'imputazione, la stima, come dire, della sicurezza, anche qua ci sono varie modalità di poter imputare, di poter scegliere la tipologia, anche ovviamente in maniera con imputazione diretta della percentuale applicata, oppure attraverso, come vedete, delle linee guida, ad esempio della Regione Lombardia, il bollettino dell'Ordine Ingegneri della Regione Toscana e molto altro. Quindi è sempre tutto assolutamente personalizzabile e co come dire, potete sempre scegliere varie strade a seconda del lavoro, della tipologia che state svolgendo. Detto questo, il senso, mi chiedeva qualcuno, di varie voci potrebbe anche essere quello, e lo faccio vedere un attimo, di richiedere un preventivo a più ditte. Ad esempio, io sono passato ora un attimino sulla scheda operazioni, ho necessità nel mio computo metrico, ho necessità di chiedere un preventivo a più ditte, ovviamente in questo caso è un computo già come dire, con alcuni prezzi, però io vado su richiesta preventivo, stampo quindi il mio preventivo. Ovviamente nella stampa poi ci daremo un'occhiata, ma ci sono tante colonne, posso scegliere cosa mettere, cosa no, quindi questa è già una stampa del mio computo. Come osservate è editabile, è un PDF editabile. Cosa succede? Che la ditta Rossi, ad esempio, va a mettere il suo prezzo sulle varie voci, ora vado ovviamente a caso, la ditta Rossi compilerà il suo preventivo. Vediamo ora se riesco a salvarlo in questo PC. Quindi ditta Rossi computo metrico. Ovviamente lo salvo un attimo sul desktop. Benissimo. Allora facciamo finta, ovviamente, per non perdere troppo tempo, che io ho compilato un pochino il tutto. Magari faccio una richiesta di preventivo ulteriore alla ditta Bianchi. No. E mi esce sempre il computo metrico. Vado a mettere ulteriori prezzi che invece la ditta Bianchi è un po' più cara, se non ricordo male, di quello che ho scritto prima. Salvo un altro file PDF. Ovviamente stiamo ipotizzando di aver creato il PDF e di averlo inviato alla ditta. E quindi ditta Bianchi. E quindi a questo punto salvo anche questo. E quindi ho i prezzi della ditta Rossi e ditta Bianchi. Importo il preventivo della ditta Rossi, lo apro, magari lo mettiamo nel prezzo 3, etichetta da segnare, dovrebbe già darlo tutto, vediamo se me lo mette Rossi.
Ok, nel dettaglio, come dire, voci, ecco, della voce che appunto avevamo la ditta Rossi ha calcolato appunto per quest'opera, diciamo che ho inserito, ovviamente il preziario andrebbe, come dire, diciamo, andrebbero imputate tutte le varie voci di prezzo. Io ho scelto di inserirlo nel prezzo 3. Ovviamente potevo scegliere qualunque altra voce. La ditta Bianchi la vado ad aprire anche, importo il preventivo della ditta Bianchi, lo metto questa volta nel prezzo 2, in Bianchi, vabbè, nel prezzo 2. Ovviamente mi importa solo due prezzi, ma questo serve soprattutto a capire che io poi posso, ovviamente anche con le varie stampe, posso avere subito un confronto fra un quadro, quindi comparativo fra i prezzi, fra due, tre, quattro prezzi, dove appariranno tutti i prezzi delle varie ditte, quindi ho un confronto, un eventuale già paragone tra i prezzi che sono stati presentati. Detto questo, ovviamente questa è una delle tante funzioni che automaticamente mi vanno a implementare tutto ciò. Si parlava prima di pratiche nuove, si parlava prima di misurazioni. Anche le voci, ovviamente, da poter illustrare sono sicuramente tante, cercheremo di farlo, però se io ad esempio ho esportato dalla mia pratica di Euclide certificazione energetica, vengono esportate le voci soggette diciamo ai fini importanti, ai fini poi del computo per l'ecobonus, quindi come dire una pratica particolare che poi mi servirà per poterla poi importare all'interno del computo. Che cosa posso fare? Un'altra possibilità, abbiamo detto, è creare una pratica ecobonus, che la posso fare sia ex novo sia eventualmente dalle misurazioni. Allora, io importerò la pratica ecobonus, la andiamo a scegliere, vediamo se la trovo all'interno. Ecco, questa è un file .ecb, che è un file che vi prepara già, c'è una funzione, forse l'avete vista stamattina per chi era presente al webinar di questa mattina, avete visto che si può esportare, e quell'esportazione è proprio questa, cioè la possibilità di avere questa pratica, di aprirla, e i componenti interessati dai cambiamenti che sono stati svolti all'interno della pratica di certificazione energetica verranno riportati appunto solo quelli che ci interessano. A questo punto, che cosa è possibile fare? A questo punto è possibile, come si diceva prima, andare ad aggiungere una tariffa per fasce, listino dei prezzi di riferimento tra quelli che eventualmente abbiamo già importato, se no appunto basterà importarli anche in un secondo momento. Si diceva prima, ad esempio, quello della regione Liguria piuttosto che eventualmente altro, e vado ad associare, ora vediamo al volo, ne prendo uno, ma come dire, tanto per se ricordo, vediamo se vedo soprattutto la voce che mi interessa. Allora, vediamo, ne ho nuove costruzioni. Vediamo, ad esempio, se non sbaglio, ho preso il serramento, quindi il serramento, ad esempio, potrebbe essere questo. Se non sbaglio, ho selezionato quello. Se no, co come osservate, poi ci sono tantissime voci per assegnare ciò che ci interessa.
ne associo uno, in questo caso parla di appunto della sola posa, però come dire, potrei sceglierne assolutamente uno in base anche alle varie voci che mi trovo all'interno del prezziario. Volevo anche vedere se magari c'era qualcosa all'interno di questo. Mi sembra di no. Vabbè, diciamo, ne prendiamo uno tanto per fare una piccola prova e quindi associare queste informazioni. Serramenti, vediamo se riesco a vedere se c'era qualcosa in particolare. Deve essere utile, lo confermo. Ovviamente posso associarli per chi ha visto la certificazione a tutti i gruppi, diciamo per chi ha visto l'esempio di, se non sbaglio, c'era stato fatto questo esempio, un esempio comunque simile a tutte le zone o solamente a zone particolari. Quindi, come dire, scelgo e eventualmente, come avete visto, anche ai vani, tutti i vani o le strutture dispendenti o altro ancora. Ovviamente vado a indicare la dimensione. Ora, in questo caso, questa voce ha poco senso, però in questo caso vado a mettere eventualmente la lunghezza per la mia altezza. Per semplicità l'ho inserito all'interno di una sola voce. Ovviamente poi potevo selezionare varie voci in quella maschera che avete visto inizialmente, viene importata nel computo e così poi vengono importate tutte quante e quindi ho già la mia voce con tutte le vari, diciamo, prezzi. Stessa cosa se lo faccio da se lo faccio da una pratica, se lo faccio da una pratica come ad esempio ero all'interno precedentemente, andiamo sempre magari sui serramenti, magari mi crea una nuova voce da completare. Voglio prendere direttamente le misurazioni dalla pratica che avete visto prima, quindi in questo caso sono all'interno del campo misurazioni. Vado a importarmi le misurazioni, appunto, questa volta non da Euclide CAD piuttosto che da tanto altro, da una pratica Ecobonus. Ovviamente sceglierò la pratica di certificazione energetica, l'aprirò, ad esempio avrò il mio componente fine strato, questa volta quindi metterò sempre questa lunghezza per l'altezza. Ovviamente è importante, lo faccio vedere, ovviamente è aprire, come dire, aprire anche, come dire, il file, potete aprirlo anche all'interno, metto la lunghezza per la mia altezza, sempre il gruppo tutti e tutto quello che avete visto, prima, quindi ne ho scelto ovviamente, ho scelto solo un componente, potrei ovviamente andare avanti, le mie informazioni vengono inserite nella nuova voce, vengono prese tutte all'interno, diciamo, dalla pratica che io avevo preparato con Euclide Certificazione Energetica. Questo è per dire uno diciamo, degli aspetti e per dire la centralità del computo metrico, perché, come poi osserveremo in un'altra situazione, un altro ambiente, ma tanto anche lì poi, come dire, strada facendo si dovrà anche aprire il cantiere. Domani mattina parleremo di sicurezza cantieri e vedrete che anche lì c'è la possibilità di interfacciarsi con il computo metrico. Quindi è veramente all'interno magari di un ipotetico cerchio, al centro c'è assolutamente il computo metrico, avere un software che ti permette di velocizzare tutte queste opere, tutte queste pratiche, e ovviamente si possono importare. Ho visto con la coda dell'occhio che qualcuno mi sta chiedendo: si possono importare, vengono poi, come dire, inseriti i vari formati degli elenchi prezzi dei vari prezzari. È assolutamente aperto a tutto e quindi assolutamente anche nella creazione dei listini prezzi o altro potete assolutamente farlo. Tra le varie cose, tra le varie cose, ovviamente il nostro software parte dai dati generali,
l'ho un po' saltato perché sono andato subito appunto sulle misurazioni o altro, parte dai dati generali e piano piano appunto ci sarà in questa sorta di compilazione guidata anche in questo caso, perché vedete che avete il tasto dei dati generali, dell'elenco voci, il quadro economico e così via. Ora andiamo a vedere anche il appunto resto. Ci sarà poi tutta la parte anche economica. Io ora non riesco ovviamente a farvi vedere tantissime altre voci correlate al computo, però a grandi linee avete già capito di che cosa stiamo parlando, di un software assolutamente completo. Volevo però, ci tenevo a farvi vedere anche un'altra cosa, visto che parliamo di voci di computo, poi passiamo anche alla contabilità e ad altri aspetti. C'è un nostro software che è scaricabile gratuitamente dal sito, si chiama Euclide IFC. Lo apro un attimino. Lo apro un attimino ed è esattamente questo e serve appunto per gestire i file IFC. Il formato IFC ovviamente è un formato di scambio e di salvataggio, poi aperto appunto per la gestione anche dei progetti BIM. Se io apro il mio file IFC, questo è un esempio, e poi vi dirò anche dove poter trovare, alcuni mi chiedono dove si possono trovare tutte queste anche informazioni, viste con calma, avete tutti i video, più di 50 video su ogni funzione. Questo è un progetto dove ovviamente all'interno ci sono tutte, diciamo così, le parti di questa semplicissima abitazione con i livelli, con le appunto parti identificate in ambito IFC, che possono essere le porte, le colonne, possono essere il tetto o quel che sia. Io che cosa faccio anche qua per farla breve e per farvi osservare le possibilità e la creatività che poi avrete anche con il computo riferito al disegno. E vi ricordo che questo vale sempre sia per il computo metrico e anche per la certificazione energetica, perché come osservate ci sono due parti che parlano, una di computo e contabilità e l'altra di certificazione energetica. Allora, io posso, ad esempio, andare a collegare, magari cancello per semplicità questo, vada a collegare questa parete, vada a collegarla con una voce di computo. Quindi apro il mio collega voce di computo, ovviamente sia quei listini prezzi che avete visto che abbiamo scaricato prima o altro mi escono fuori, se no ovviamente posso sempre aprirne altri perché va sempre poi a finire in quella cartellina dove ci sono tutti i computi metrici. E questo è assolutamente, come dire, importante. Qua ce n'è già uno. Ora anche qua al volo vado a prendere le murature e vado a prendere se c'è qualcosa sulle murature all'interno. Vediamo un attimino se trovo, vedere se trovavo. Vabbè. Prendiamo anche se non è appropriato la muratura di mattoni pieni e così via, con il suo prezzo, lo andiamo a associare per non perdere troppo tempo. Ovviamente così farò per tutte le altre voci, c'è anche qua un video che vi fa vedere voce per voce la tinteggiatura piuttosto che l'intonaco piuttosto che altro. Vado a collegarle. Qua ovviamente non avrete poi una sola voce per quella parete, ma ne avrete 3, 4, potete scorrere con i tastini. È importante vedere l'unità, in questo caso metro cubo, quindi vi dà un'indicazione di che cosa avete scelto e a che cosa bisogna associarlo. A che cosa lo andiamo a associare? Al muro. Qua abbiamo le indicazioni della muratura che devono essere, ovviamente, come dire, devono essere associate poi tra lunghezza, larghezza e peso. Quindi vado sull'altezza. Vado sulla larghezza, vado sulla lunghezza e vado semplicemente con un doppio clic a associare ciò. Ok? A questo punto salvo il mio file. Salvo il mio file e lo vado ad esportare. Posso esportarlo sia col computo metrico sia con la certificazione. Quindi tutto ciò
è sempre utilizzabile. Vado a esportarlo nel computo metrico, quindi si apre ovviamente un computo metrico con tutte queste voci. Io ora ne ho selezionata solo una, però ovviamente si aprirà il mio computo metrico con tutte le voci relative al file IFC, dove a seconda, come dire, di quello che ho selezionato, in quel disegno ovviamente c'erano già altre voci, c'erano già, come dire, altre voci selezionate e vedete che tornano poi tutte, no? Ognuna con poi i prezzi del prezziario che sono state associate. Quella che ho messo io è questa, avete sempre riferimento, è 05.2010, che non è altro che, se non sbaglio, questa, visto che abbiamo parlato, vediamo un attimo, no, le porte no, eccolo qua, quindi wall, muri, e abbiamo associato questa voce già con le misurazioni che vengono ovviamente associate col dettaglio della voce che viene assolutamente presa. Quindi anche questo è un altro aspetto ovviamente da considerare, come ovviamente è da considerare tutta la parte. Aspettate che torno un attimo a quell'esempio che avevamo prima, tutta la parte di contabilità. A parte che vi ricordo ci sono due versioni, a chi interessa solo il computo, la parte computo, c'è la versione col computo, se vi interessa ovviamente tutta la gestione della contabilità, che ovviamente è molto densa, c'è il quadro economico, ovviamente molte voci vengono prese automaticamente anche dal computo, con il quadro economico, con i vari grafici che si possono poi ottenere per il computo e così via, e quindi con tutte quelle parti che possono, come dire, essere imputate anche in maniera automatica o eventualmente manualmente per quanto riguarda gli oneri della sicurezza calcolati su alcune basi. E su, diciamo, alcuni criteri già stabiliti, se uno vuole o se no può imputarli direttamente, e poi tutti diciamo, i vari importi che vengono presi dal computo che abbiamo svolto. Ovviamente ci sarà un cronoprogramma che si creerà attraverso anche, eventualmente se uno vuole, una creazione guidata, quindi ci sarà un cronoprogramma delle varie fasi. E qui c'è la possibilità di collegarle, di imputarle, di controllarle. Avete un menu proprio apposito anche su questo. Vi ripeto, sarebbero, come vi dicevo all'inizio, ore diciamo, da poter illustrare questi aspetti. Avete tanti video in maniera dettagliata che vi fanno vedere comando per comando come funziona questo. Però ovviamente avete poi la possibilità di spostare le fasi lavorative, di inserire nuove eventualmente fasi e molto molto altro, oltre al fatto che tutta la pianificazione dei lavori, la pianificazione economica è sempre a portata di mano con un clic e basta stamparla. Avete poi il riepilogo dei totali, quindi anche in questo caso riepilogo generali per categorie. Se ci sono lavori a corpo, in questo caso no, vengono indicati anche i lavori a corpo e quindi tutte le informazioni correlate al computo che avete inserito e creato precedentemente. Ovviamente tutti i documenti, noi non abbiamo ancora visto, però tutti i documenti vengono sempre memorizzati all'interno per avere una cronistoria del lavoro, degli elaborati che avete creato e li avrete sempre all'interno della vostra zona registro documenti. Quali stampe si possono ottenere? Oserei dire assolutamente tantissime, ovvero dalla stampa elenco dei prezzi unitari a standard e a corpo a misura, ovviamente la stampa del computo metrico, la stima dei lavori, le richieste di offerta come avete visto un attimino velocemente prima, il quadro comparativo fra i prezzi per fare un'analisi anche come dire abbastanza accurata delle varie offerte che sono state presentate, assolutamente la stampa di incidenza percentuale della manodopera, abbiamo visto il cronoprogramma dei lavori, la pianificazione dei lavori e
E fra le varie, ora senza leggerle tutte, ovviamente la stampa del quadro economico, del fabbisogno di cantiere con l'indicazione dei prezzi o senza indicazione, degli oneri della sicurezza piuttosto che il libretto dei ferri. Avete visto quando creiamo quelle voci, c'è l'indicazione se è una voce del ferro, se io vado a flegare quella voce, quelle voci faranno in modo che poi verranno integrate all'interno delle stampe. Il disciplinare tecnico, ovviamente. E molto altro, perché poi ci sono tutte quelle stampe personalizzate che vengono già create, magari anche in base ad alcune direttive che noi abbiamo sempre a disposizione. Ma un altro aspetto è sicuramente anche quello di come dire di avere all'interno la possibilità di creare, e anche questo credo che sia assolutamente apprezzabile, tutta una serie di documenti, quindi vengono automaticamente composti dal software, tutta una serie di documenti che poi, come dire, indicheranno la prosecuzione di questi lavori, eventuali problematiche o altro ancora, come osservate dall'atto di sottomissione della perizia, il verbale di sospensione dei lavori, il certificato di regolare esecuzione, fino a poi a verbali appunto di inizio lavori o generici e sulla speranza, diciamo, sulla conseguente, sulla finale consegna dei lavori. E queste stampe, oltretutto, si interfacciano anche con che cosa? Torno un attimo sul quadro economico e torno anche un attimo come dire, facendo una carrellata di tutto quello che abbiamo visto fino ad ora, e quindi su un riepilogo generale del computo metrico, si interfacciano anche su eventuali ritardi che diciamo, che vanno a incidere sullo sviluppo dei lavori e quindi andranno a incidere anche sul quadro economico. Quindi è tutto interfacciato anche da questo punto di vista. Vi accennavo all'inizio, per chiudere questa carrellata, il giornale dei lavori. Ovviamente il giornale dei lavori, il documento appunto previsto dal codice dei contratti, è assolutamente sempre personalizzabile e questo permette quindi di avere un giornale dove viene trascritto tutto ciò che avviene in cantiere e per farlo ovviamente il file si interfaccia con un'app. C'è la possibilità di scaricare gratuitamente quest'app. Io una volta che ho come dire creato, compilato, modificato o anche al contrario, una volta che ho compilato dall'app il mio elaborato, vado a sincronizzarla appunto con ciò che viene imputato all'interno del cantiere. Ovviamente che cosa andrò a mettere? Le condizioni del cielo, le precipitazioni, l'ordine, il modo, l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, eventuali documenti, che sono anche questi sempre a portata di mano, le risorse impiegate. A questo punto andrò, una volta che ho compilato tutto ciò, a sincronizzarlo, ovvero verrà inviato poi e gestito tramite, ad esempio, il sito web. C'è un sito web particolare che i clienti andranno a utilizzare, che è esattamente Euclide gdl.it, giornale dei lavori.it. Importo il mio cantiere. Quindi, come osservate, ovviamente c'è una password, c'è una mail, c'è una password dove potete accedere solamente voi e diciamo, posso per il cantiere in questione andare a imputare poi tutte le varie informazioni. Anche su questo aspetto ci sono delle indicazioni, schede tecniche, ci sono video che indicano come poter interagire con tutto ciò. Ovviamente abbiamo visto prima il discorso dei prezzi, quindi sempre la possibilità, vi ricordo, di fare un confronto anche dal punto di vista dei prezzi.
Allora, visto che mi chiedete alcune cose di questo genere, se voi andate, diciamo, vado un attimino sul sito perché all'interno del sito c'è un pochino tutto. Se voi andate sul sito geonetwork.it, tra i vari software, andate appunto su Euclide Computo e Contabilità. Vedete che c'è anche la versione LT. In Euclide Computo e Contabilità, ovviamente, ci sono le varie caratteristiche del software, ci sono, i requisiti e quant'altro. Ma in particolar modo ci sono i video e quindi ci sono, come vi dicevo, più di 50 video con tutte le singole funzioni illustrate pian piano. Alcuni sono video un po' più corti, altri sono video magari di 5, 6, 7 minuti perché le informazioni sono indicate dettagliatamente, quindi uno si può assolutamente fare un'idea. Di come operare all'interno, se ha qualche problema, i nostri software sono conosciuti per essere comunque assolutamente semplici. E poi c'è la parte del supporto, come si diceva anche stamattina nelle FAQ, avete all'interno tantissime schede tecniche che sicuramente risponderanno anche a qualche dubbio che voi ora avete. E quindi ci sono delle informazioni. Mentre ci sono dei software gratuiti, alcuni me lo chiedevano prima come si chiama il software che vi ho fatto vedere prima. Se voi andate su Download Tools Add-on, se non sbaglio è qua, ok, c'è Euclide IFC. Quello che avete visto prima si chiama Euclide IFC, lo potete scaricare gratuitamente e appunto potete poi importare. O fare, come dire, tra virgolette, delle prove su quel file di esempio che avete visto prima, oppure chi eventualmente sa già come si esporta un file IFC che l'ha creato con un software BIM e così via, può assolutamente provare a collegare poi queste voci sia per la certificazione energetica sia per il computo metrico. Tutte le altre poi informazioni comunque sono all'interno del sito. Non sono vincolanti obbligatori, ma il consiglio è sempre se uno vuole aggiorna il software, avrà tutti i vari aggiornamenti e avrà anche l'assistenza tecnica. Cosa significa assistenza tecnica? Assistenza tecnica significa avere sempre un team di assistenza che se c'è un problema, un dubbio, così via, uno può aprire il ticket di assistenza tecnica. E inviare una sorta di mail, magari anche allegando se occorre una maschera con il problema o così via, una sorta di screenshot di quello che non va. E c'è in tempo, in brevissimo tempo, il nostro team di assistenza tecnica, che è sempre presente dalle 9 alle 18 di sera, vi aiuta a risolvere in brevissimo tempo ciò, o se no anche telefonicamente, ovviamente telefonicamente, qualche volta. Viste le migliaia di clienti su tutti i software, può essere che magari ci impiega un pochino più di tempo a fare questa assistenza al telefono. Sicuramente questo è il metodo migliore.